Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento consueto con Prima Notizia, il nostro approfondimento quotidiano. In questo venerdì 7 maggio parleremo naturalmente delle risultanze. Oggi, come sapete, le determinazioni della cabina di regia con la colorazione delle regioni. Avremo modo, insomma, di dare qualche anticipazione, ma avremo subito tra qualche istante ospite la sindaca di Calvello per parlare dell'accordo decennale sulle estrazioni in Val d'Agri. Ma vogliamo iniziare subito con un collegamento da Potenza per raccontarvi in diretta dell'iniziativa che è stata appunto messa in campo da un gruppo di giovani, un'iniziativa commerciale. Ci spiega tutto Donato Carbonella. In diretta da Potenza ci troviamo nel cuore del centro storico, siamo a pochissimi passi dalla centralissima piazza Mario Pagano. Da come potete vedere alle mie spalle ci troviamo in uno dei numerosi locali, bar di ristorazione che in questo periodo hanno visto a causa della pandemia in corso una grande restrizione delle proprie possibilità di attività. Qualcuno, come poi sentiremo nel corso della mattinata, ha anche pensato di stoppare l'attività di asporto prevista per il momento in zona arancione, reinventandosi però con delle novità che naturalmente ci racconteranno i diretti interessati. Rimando quindi al prossimo collegamento. Per il momento è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, allora tra poco torneremo da te anche per conoscere nel dettaglio questa iniziativa, ma adesso come detto vi presento la sindaca di Calvello, Maria Anna Falvella, che è collegata con noi via Skype. Buongiorno. Grazie sindaca di essere con noi. E allora vogliamo approfondire il tema dell'accordo decennale per quanto riguarda le estrazioni in Val d'Agri, perché nei giorni scorsi cinque sindaci dell'area, quindi oltre a lei ci sono anche i suoi colleghi di Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere e Montemurro, avete preso carta e penna, avete scritto al governatore Bardi, avete scritto alle istituzioni regionali, lamentando una questione di metodo e di merito rispetto all'accordo che è stato annunciato dalla Regione Basilicata. Ricordiamo un accordo decennale che riguarda appunto le concessioni estrattive in Val d'Agri rispetto all'accordo che era scaduto invece ad ottobre del 2019. I toni di questa lettera sono abbastanza polemici. No, vogliono essere non polemici ma costruttivi, come è sempre stato il nostro rapporto con la Regione Basilicata. Noi siamo i comuni sede delle estrazioni petrolifere, quindi i primi che subiscono le conseguenze anche negative di questa presenza. E dopo più di 20 anni di esperienza, non sempre costruttiva, e ne abbiamo avuto, ahimè, modo di conoscere anche dettagli negativi sull'impatto della salute per l'ambiente, ritenevamo necessaria una nostra presenza costante nella definizione di quello che era l'impostazione strategica da dare a questi accordi. Noi, ripeto, siamo in una fase in cui ci giochiamo il futuro della nostra terra. Non solo della nostra terra nei confronti appunto di queste attività estrattive, ma anche del dopo ed è il motivo per cui ritenevamo e riteniamo che la voce delle comunità locali debba essere considerata, anche perché devono essere protagoniste del proprio futuro. L'indirizzamento di scelte strategiche riguardo gli investimenti, piuttosto che il gioco delle partite finanziarie, ed è questo quello che ci interessa. Noi sappiamo quanto si aspettasse la Regione Basilicata come comunità lucana da questa presenza del petrolio e sappiamo bene che le nostre comunità non sono contente, ma la cosa più grave è che ci aspettiamo di giocare un futuro che se non impostato correttamente ci vedrà non troppo lontana dall'esperienza delle imprese del settore automobilistico, cioè noi siamo alla vigilia e probabilmente già agli inizi di un cambiamento epocale che è la transizione energetica, di cui se non siamo protagonisti consapevoli,
avremo un effetto ancora più distorsivo della presenza stessa delle estrazioni che hanno avuto sul nostro territorio. Motivo per cui noi abbiamo sempre chiesto, in qualunque occasione, anche nelle riunioni Pio Valdagri, di riprendere l'argomento. È chiaro che siamo tutti, diciamo, nel pieno dell'effetto del periodo del Covid, sappiamo anche quante sono le difficoltà che sia la Regione che i comuni stanno affrontando in queste emergenze. Quindi ci rendiamo conto che non è facile confrontarsi come prima, ma questo non può essere una scusa, in quanto ci si può vedere anche in remoto. Però la voce delle comunità non può essere sottaciuta. Lo prevede la legge, ma io penso che lo preveda di più la responsabilità morale di chi guida una regione in un momento così importante. Il Ecco, petrolio è importantissimo, ma per noi è importante anche il dopo petrolio. E questa è la voce che noi vorremmo, su cui vorremmo confrontarci. voi in questa nota che avete appunto diffuso, fate un po' la cronistoria di tutta questa vicenda, avete appreso della chiusura degli accordi decennali il 30 di aprile, in occasione della riunione che si è tenuta proprio per in cui eravate stati invitati rispetto alla sottoscrizione del rinnovato patto di sito. Ebbene, avete detto attendavate una convocazione da parte della Regione che mancava, se non sbaglio, da ottobre proprio del 2019, insomma non c'erano state occasioni per discutere e tra le altre cose voi parlate appunto di una riunione dove volevate esprimere il vostro punto di vista che era scevro da questioni meramente campanilistiche. Sicuramente, ripeto, noi nel novembre del 2019 abbiamo avuto una prima riunione di avvio delle fasi consultive previste dalla legge, in cui ognuno di noi ha potuto parlare per 2 minuti. È chiaro che non si possono rappresentare le esigenze di una comunità né ragionare su una programmazione strategica in 2 minuti. E quindi noi ritenevamo che questo dovesse essere l'avvio, ma poi di un confronto anche più serrato e molto più operativo. Noi non l'abbiamo saputo durante l'ultima riunione del patto di sito, che ripeto è la quarta o quinta riunione in cui abbiamo partecipato anche noi sindaci in maniera molto operativa. Noi l'abbiamo saputo dal comunicato stampa e questo io credo che sia stata la cosa più grave, perché il confronto richiede correttezza nei rapporti. Nessuno di noi è talmente ingenuo da non capire che poi nelle chiusure strategiche di questo tipo ci sia un po' di riservatezza, come sempre succede. Però quello che ci serviva era un confronto prima, e ora chiediamo un confronto, visto che la partita finanziaria pare chiusa. Un confronto su cosa con quei soldi si debba fare, considerando che è vera che dobbiamo avere una visione d'insieme della regione Basilicata, però è anche vero che i territori in cui insistono le estrazioni petrolifere, sia i territori specifici sia i territori più allargati della legge 40, devono avere una funzione da protagonista in tutti questi, in questo percorso, altrimenti avremmo l'ennesimo danno e l'ennesima beffa a questo territorio che si aspettava tanto, ma che molto spesso non ha raccolto i frutti di questa presenza importante delle aziende petrolifere. Ecco, è indubbio il fatto che questo accordo porterà dei benefici sicuramente alle casse della regione, al bilancio regionale, però voi dite che questo accordo non salvaguardia proprio l'idea di un futuro sostenibile dei territori, soprattutto per le giovani generazioni. Perché? Non è che non lo salvaguardi, ne abbiamo la certezza, perché il salvaguardare o meno questa cosa dipenderà da come si giocherà la partita della scelta del cosa fare con quei soldi e soprattutto di come integrare queste azioni con quanto si prevede di fare nel PNRR. Cioè, noi siamo in un momento strano della vita del genere umano e anche della nostra terra, in cui si ridiscute tutto. E abbiamo l'incredibile possibilità di
di avere avanti tutto o niente, e tanto si gioca dalla lungimiranza delle scelte strategiche. Noi abbiamo bisogno di immaginare una presenza forte di imprenditoria che non sia legata al mondo del petrolifero per traguardare il dopo petrolio e nello stesso tempo galoppare il cambiamento della transizione digitale, del soft working e tante altre cose che teoricamente possono essere il nostro rinascimento. Questa cosa si gioca necessariamente con la consapevolezza e la partecipazione attiva delle comunità e noi sindaci dovremmo rappresentare in primis le comunità. Non è una questione partitica o politica che ad oggi non credo che abbia proprio più senso, soprattutto sul futuro di una regione. Bisogna lavorare tutti insieme, siamo in una situazione in cui al governo praticamente ci sono quasi tutte le forze politiche. Anche noi in regione dobbiamo essere capaci di costruire nel dialogo, nella maturità, anche nella scelta di non fare di non prendere decisioni che guardano il breve e l'emergenza finanziaria, ma decisioni di ampio respiro, altrimenti un giorno verremo chiamati a rispondere del perché questi accordi o queste scelte non sono state lungimiranti. Esattamente come oggi forse noi diciamo a chi 20 anni fa ha fatto gli accordi. Ecco, appunto, si rischia di ripetere un film già visto, insomma. Voi tra le altre cose avete indicato alcune priorità che evidentemente non sono ancora state discusse in tutti i dettagli, ad esempio la sicurezza ambientale e sanitaria, ma anche una serie di servizi potenziati dall'ospedale San Pio di Villa d'Agri fino ai piani di emergenza nei due centri Oli. Insomma, gli investimenti nel green e cose varie. Tutti argomenti che andavano magari discussi prima di sottoscrivere questo accordo. Perché la Regione non vi ha coinvolto? Non lo sappiamo. Noi crediamo di essere stati sempre molto costruttivi. Io credo non ci abbia coinvolto perché coinvolgere un numero più elevato di persone rallenti i tempi, che probabilmente erano già rallentati col Covid. Però questa rischia di essere una chance perduta. E ora tocca correre ai ripari. Noi sappiamo bene qual è il rischio che si corre laddove ci sia un'emergenza ambientale o con impatto sulla salute delle persone. In tutte le occasioni abbiamo chiesto di rafforzare l'ospedale di Villa d'Agri, che è il presidio di emergenza sia della Total che del Centroli di Viggiano. Quindi diciamo che deve essere necessario poter salvare molte vite in emergenza in quel punto e crediamo anche che sia giusto riconoscere dei servizi sanitari di prossimità anche alle popolazioni. Quindi malgrado in passato siano state fatte scelte diverse, noi abbiamo sempre ribadito la necessità di un potenziamento. Sulla salute umana ricordo che era stato avviato un progetto di sorveglianza sanitaria attiva di cui si è persa completamente traccia in questa gestione nuova della regionale. Tra l'altro Calvello aveva lamentato di non essere inserito perché poi, a differenza degli altri comuni che si trovano fisicamente nella Val d'Agri, noi abbiamo anche la sfortuna di essere dall'altro lato della montagna, ogni tanto ci si dimentica di noi malgrado abbiamo 7 pozzi di petrolio che producono gran parte, da cui si estrae gran parte del petrolio della concessione in questo momento. Quindi diciamo che purtroppo il passato non si può cambiare, né quello remoto né quello prossimo, però chiediamo alla Regione un intervento e un cambiamento di rotta nella costruzione di questo nostro futuro. Ecco, adesso che l'accordo è stato sottoscritto, cosa si potrà fare però in concreto? Vedere concretamente che cosa significa questo accordo nell'utilizzo delle risorse. Si parla di 95 milioni di euro di investimento in 5 anni sia da parte di Eni sia a finanziare imprese che si creeranno, si verranno a stanziare sul territorio. Ecco, questa è una cosa fondamentale per noi.
perché non vorremmo trovarci nelle condizioni di Stellantis e di Melfi fra qualche anno. La transizione energetica è una certezza, non è più un dubbio, è nei piani strategici di Eni del 21-24, non parliamo di piani a 20 anni, parliamo di piani a 3-5 anni. Quindi noi dobbiamo necessariamente costruire con i nostri stakeholder, che sono la regione e le imprese petrolifere, un futuro che traguardi un mondo diverso. Perché abbiamo dato tanto, continuiamo a dare tanto al territorio nazionale, nella politica energetica nazionale, non chiediamo altro che di avere quello che la legge ci riconosce. Senta, ieri sera il presidente Bardi ha annunciato che a stretto giro vorrà incontrare tutti i 131 sindaci lucani anche per discutere delle risorse, dei progetti relativi al recovery fund. Insomma, guardando quanto è accaduto per il petrolio, sembra quasi una presa in giro, insomma, convocare i sindaci quando poi si decide in solitaria. No, io spero che sia una presa di coscienza di un errore fatto e si voglia evitare. Sono sempre positiva, diciamo che lascio aperte le possibilità a un recupero. Poi badiamo ai fatti, ovviamente. Senta, naturalmente la questione va estesa anche alla questione pandemica, perché come sappiamo, insomma, la regione ha fatto alcune scelte in solitaria che riguardano ad esempio anche la campagna vaccinale. Poi però voi sindaci, voi primi cittadini siete un po' il bersaglio facile dei cittadini, insomma, rispetto alle insofferenze ad esempio della campagna vaccinale. Come uscire fuori da questa situazione? Ecco, io spero che si acceleri quanto prima su tutte le categorie e le fasce di età. Meditavo stamattina che noi sindaci non sappiamo neanche in questo momento quanti sono i vaccinati nei nostri comuni. Ho provato a fare una stima, io immagino che a Calvello ci siano tra i 350 e i 450 vaccinati, non ne ho la benché minima idea, perché in realtà sono dati che nessuno ci può fornire. Non dico che li dovremmo avere quotidianamente, però è chiaro che ad essi è collegata, è correlata la possibilità di avere un impatto maggiore o minore dai focolai che, ahimè, si creano improvvisamente nei nostri comuni. Noi possiamo passare dai dati di zona bianca a dati di zona rossa nel giro di pochi giorni. È successo a me in passato. È successo a tanti altri comuni e quindi questa cosa è surreale. Cioè, noi sappiamo quasi tutto sempre dei nostri cittadini, un dato così importante non lo abbiamo. Ecco, si parla di hub vaccinali di zona, si parla dell'impostazione con i medici di base. Noi abbiamo collaborato sempre con tutti, sia con la ASP che con la regione nei momenti più difficili. Mettendo a disposizione e organizzando le vaccinazioni per gli over 80 che sono andate benissimo, sarebbe bello replicarla questa cosa senza costringere la gente a spostarsi o a fare fine. Scelte diverse, ecco, ultimamente è difficile il dialogo anche su questi argomenti. Senta, ultimamente le comunicazioni estemporanee della regione attraverso i canali social hanno irretito diversi suoi colleghi, vale anche per lei? No, io sono una moderata, in genere non, ho un approccio zen nella vita, cerco di riconciliare sempre. È ovvio che dà fastidio sapere le cose dai comunicati stampa. Noi sindaci siamo veramente il front office delle istituzioni, nei piccoli paesi soprattutto siamo considerati onniscienti e questa cosa è incomprensibile soprattutto per i nostri cittadini. Non siamo malati di protagonismo, personalmente non mi interessa essere cioè, dover dire necessariamente la mia, però io vorrei poter dare delle risposte chiare e anche semplici ai miei cittadini e soprattutto poter fare bene il mio mestiere, che è veramente il mestiere più difficile in questa pandemia che si possa immaginare, probabilmente dopo quello del personale sanitario direttamente interessato all'emergenza. Mi
La solitudine l'abbiamo sentita, ne abbiamo sentita tanta. Devo dire che d'altronde, dall'altro lato, posso dire, ho trovato molta solidarietà e utilità nel confronto con i miei colleghi sindaci, perché poi l'unione ha fatto la forza e laddove non arrivava la conoscenza dell'una è arrivata quella dell'altra. Quindi alla fine si trovano le soluzioni per cercare di rendere meno complicato questo passaggio. Però probabilmente siamo tutti impreparati a questa emergenza, lo siamo stati. Credo che comunicare di più non faccia mai male. E Ecco, magari anche comunicare nel modo giusto. Per concludere, le volevo chiedere, nei giorni scorsi e ancora in queste ore si parla di un possibile defenestramento del direttore, generale dell'azienda sanitaria del Potentino. Ci sono state diverse prese di posizione anche, di sindaci, della provincia di Potenza. Insomma, è proprio il caso, a campagna vaccinale in corso e con le difficoltà di cui anche lei, ci parlava, una decisione del genere? Ha un senso? a mio avviso no, non so quali sono le motivazioni di questa scelta. Io credo che piuttosto che cambiare le responsabilità bisogna rafforzare le squadre. Però mi rendo conto che molto spesso i vertici sono i primi che pagano anche lo scotto di una squadra non ben assortita. È come quando una squadra va male e si cambia prima l'allenatore. Non sempre è la scelta giusta, a volte le colpe sono nella proprietà della squadra, però l'allenatore ne paga subito le conseguenze. Senta, davvero per concludere, dopo l'Astra Night in programma, che sarà in programma domani a Matera, si aspetta qualche altra iniziativa del genere anche per quanto riguarda il Potentino? Io penso che sia stata una scelta un po' più di scena che non di sostanza. Perché le categorie a cui è orientata questa notte bianca non sono proprio quelle più nottambule. La formula potrebbe avere un senso invece per categorie molto più giovani, per chi lavora, per chi ha difficoltà a prendere impegni e magari a fare le file durante il giorno. In altre regioni si fanno anche le vaccinazioni in notturna, ecco, la cosa più importante qua però è avere i vaccini e secondo me, per come è fatta la nostra regione Basilicata, potenziare la possibilità di fare i vaccini il più possibile vicino casa, anche per ridurre lo stress, sui trasporti e perché no l'inquinamento. Io sono poi sempre molto attenta a questo argomento, quindi non vedo perché dobbiamo costringere le persone a prendere le macchine e fare tanti chilometri. E allora, grazie Sindaca per essere intervenuta qui da noi questa mattina, per aver parlato delle questioni che riguardano la Val d'Agri, ma per aver parlato anche delle questioni che riguardano l'emergenza sanitaria. Grazie ancora. Grazie Buona giornata, grazie a voi. Marianna Falvella, Sindaca di Calvello. Noi adesso torniamo a collegarci con Potenza. Vedo già Donato Carbonella pronto con i suoi ospiti. A te la linea. Riprendiamo la linea da Potenza, sempre dal centro storico. Ci troviamo a pochi passi dalla centralissima piazza, Mario Pagano. Questa mattina, in qualche modo, torneremo a parlare di come, la pandemia ha modificato le attività commerciali, le attività di ristorazione. Racconteremo, ci faremo raccontare la storia di alcuni, giovani potentini che in qualche modo, pur di non farsi fermare dalla pandemia, hanno reinventato, o meglio, aumentato le attività del proprio locale, inventandosi, creando una linea di prodotti, di bevande ispirate alle vette lucane, ma come dicevo, ce lo racconteranno direttamente loro. Pierpaolo Palo, invece di fermarvi, vi siete reinventati. Sì, buongiorno. Un anno fa il progetto nasce da un'idea condivisa con i miei soci, gestori di altrettanti locali serali, i quali si sono ritrovati anche loro, come noi, con molto tempo a disposizione. E anziché abbatterci, abbiamo fatto tesoro appunto di questo tempo che normalmente non abbiamo per pensare a dei prodotti che abbiamo sempre sognato, insomma. Quindi siamo andati alla ricerca di
diverse maestranze lucane, vorrei precisare che ci sono nella produzione alimentare, ci sono e abbondano, e coadiuvati insieme a loro abbiamo ricettato una linea di soft drink, quindi un'acqua tonica, una ginger beer e una bitter lemon. Poi con un birrificio di Francavilla Enzinni abbiamo ricettato un'IPA, che è una birra principalmente diciamo luppolata, molto amara. E infine abbiamo realizzato questi cinque liquori e distillati ispirati appunto alle vette lucane. Ecco, il 1º maggio, naturalmente, non essendo possibile fare un vero e proprio lancio in presenza, una sorta di inaugurazione di questi prodotti, avete inviato ad una selezione di vostri amici, di vostri clienti, un assaggio dei prodotti e avete fatto una sorta di lancio virtuale, quindi, come dire, una finestra su quella che è, la vostra attività in tempi di pandemia. Sì, esattamente. Non potendo festeggiare, diciamo, con tutti gli amici, gli affezionati, abbiamo voluto raggiungerli in ogni caso, diciamo, inviando a loro a casa un piccolo pacchettino, nel quale all'interno c'era una minion, una riproduzione delle nostre bottiglie, abbinata a una bevanda, un soft drink, quindi un cocktail proprio a casa. Abbiamo inviato il cocktail a casa per poter brindare, insieme, seppur a distanza, in maniera digitale. Ecco, in maniera digitale, numerosi sono stati i commenti sui social, le fotografie postate. Qual è stato quindi il riscontro? Abbiamo un entusiasmo sinceramente che noi non ci aspettavamo, abbiamo ricevuto dei video realizzati anche da qualcuno in maniera professionale, è stata una cosa molto bella che ha toccato veramente tanti, è stato emozionante poi soprattutto vedere la reazione al momento della consegna di questo pacchettino, perché magari in un periodo dove siamo tutti lontani, molte persone non si aspettavano di essere pensate, insomma, e quindi è stato molto emozionante. Ecco, quindi rimboccandosi le maniche, si può in qualche modo andare avanti in attesa di una prossima riapertura, si spera, nella zona gialla per la prossima settimana. Sì, noi aspettiamo come tutti, insomma, i dati. Nel frattempo abbiamo scelto di restare chiusi, perché naturalmente le spese, non vengono coperte, diciamo, dagli incassi. Abbiamo fatto qualche prova, ma solo con l'asporto, con le limitazioni che ci sono, il gioco, insomma, non ne vale la candela. Quindi finora siamo stati chiusi. Chiaramente in caso di zona gialla anche noi, faremo un tentativo di riapertura. Tutto qui. Grazie, passo a Giulio Laboragine, anche lui socio. Vediamo nel dettaglio i prodotti, come nascono, come sono composti e soprattutto da dove nasce l'ispirazione, naturalmente, per le vette lucane. L'ispirazione nasce da un'idea di collocare praticamente la nostra regione a livello nazionale e di renderla il più visibile possibile. Abbiamo scelto una linea nuova, più moderna forse, di comunicazione e quindi abbiamo ricreato questi spiriti delle montagne che sono un po' rappresentano praticamente l'essenza proprio della montagna e quindi richiamano anche allo spirito, che poi è lo spirito alcolico proprio. Abbiamo deciso di scegliere degli animali, rappresentarli con delle forme animalesche. Gli animali che abbiamo rappresentato sono animali presenti su queste montagne, perfino come possiamo ben vedere sulla bottiglia di Maddi che rappresenta la Maddalena, ci è disegnato un cervo. E questo perché c'è l'unico progetto di reintroduzione della razza, che è andato a buon fine su quelle montagne, quindi ci sono anche legami ambientali e, molto, molto, molto importanti. La linea di prodotti parte da un aperitivo, a poca gradazione alcolica, da basso grado alcolico. Che si chiama Selly, all'interno troviamo chinino, genziana, rabarbaro e agrumi. È un prodotto veramente particolare, ha queste note anche di lavanda che incidono molto sul prodotto. Poi abbiamo un altro bitter più corposo, con una gradazione alcolica più alta, dove troviamo l'artemisia. Sempre delle note di agrumi e della genziana, con una chiusura di liquirizia. Un liquore limone e rosmarino, dove c'è un infuso di limone e rosmarino, è un liquore veramente particolarissimo, perché ha queste note dolciastre del limone e una chiusura molto più forte, molto più digestiva. Polly invece che è un liquore a rum.
con cannella, vaniglia e pepe di Sichuan. Anche questo veramente particolare come liquore perché partiamo da una nota dolce data dal miele di foresta, che è un miele, è il miele biologico dell'azienda Vaccaro, quindi abbiamo utilizzato anche prodotti della nostra terra. E poi come ultimo prodotto, come prodotto di punta, abbiamo un gin che è un col compound. È praticamente un tipo di produzione diversa del gin. Viene fatto praticamente vengono divisi tutti gli infusi, viene infuso tutto a freddo, ogni botanica separatamente e poi riunita all'interno del nostro prodotto. E sono veramente, veramente pazzeschi, vi invito ad assaggiarli. In più, vabbè, abbiamo preparato queste toniche, questa linea di toniche, dove troviamo una tonica classica, quindi con delle note molto forti di chinino, una bitter lemon, cioè una ricetta più amara della limonata, e la ginger beer, che invece è una bevanda allo zenzero, forse ancora poco conosciuta, che però viene usata molto in miscelazione. Tra le altre, la nostra birra è veramente particolarissima, perché parliamo di un'IPA. Una Indian Pale Ale dal sapore molto amaricante, con dei luppoli particolarissimi che sono il Cascade e il Sabro, e sono veramente, veramente, veramente buoni. Che dire più? Sono i nostri prodotti e speriamo di farveli provare il prima possibile anche all'interno dei nostri locali per la riapertura, per darvi per avere dei pareri stesso da voi direttamente. Ecco, quindi da quello che ci hai detto c'è proprio una sorta di struttura, una preparazione, non è solo una trovata di fantasia, come ci diceva Pierpaolo, c'è stata una sorta di lancio virtuale, naturalmente, la speranza per tutte le attività commerciali è quella di poter riaprire. L'estate, diciamo, si sta avvicinando. Volgendo un attimo lo sguardo indietro, voi la scorsa estate, quando era possibile, siete stati aperti, avevate anche, come dire, posizionato dei tavolini all'esterno. C'è stato, un riscontro e cosa vi aspettate dai mesi a venire? Abbiamo avuto l'estate scorsa un gran riscontro grazie ai tavolini all'esterno. Il Dehors forse è diventata, in questo momento di pandemia, è diventato una delle principali attrattive per i locali, perché richiama un sacco di gente e aiuta anche nel mantenere le distanze e nel lavorare bene. Sicuramente speriamo di continuare a lavorare con il Dehors. Abbiamo un po' di difficoltà qua nella zona, perché tra cantieri, quello e quell'altro, dobbiamo vedere un po' quali saranno le soluzioni migliori. Sappiamo che troveremo le soluzioni e anche quest'estate sarà un'estate importante, perché comunque la gente ha voglia e bisogno di muoversi. Voi avete, come diceva anche Pierpaolo, avete deciso di sospendere anche l'asporto perché non vi conviene, avete anche un'altra attività, un altro locale simile qua nel centro storico, più altri diffusi in città, avete adottato la stessa soluzione quindi di sospensione temporanea per tutti i locali? No, nel senso che il locale in via Pretoria è l'unico, è questo praticamente. A fine anzi, a inizio della seconda parte della pandemia, del secondo lockdown, poco prima abbiamo deciso di cedere la nostra attività ai nostri dipendenti, che hanno voluto iniziare una nuova avventura e hanno rilevato quindi l'altro locale. Quindi no, praticamente noi qui abbiamo deciso solo qui su questa attività di mantenere la chiusura, perché veramente non ne vale proprio la pena. Non riusciamo a rientrare con i costi, diventerebbe troppo complicato creare un asporto in una città che comunque ha dei numeri risicati. Non la vedevamo la via migliore, la via più giusta. Torno da Pierpaolo, lo dicevamo poco fa, l'estate è alle porte, naturalmente le temperature di potenza restringono le disponibilità di attività e di somministrazione all'aperto. Riproporrete anche quest'estate gli spazi all'aperto. Voi anche come locale avevate tante situazioni, tanti momenti di incontro, di approfondimento anche artistico. Già sapete più o meno, naturalmente nei limiti delle possibilità, come organizzerete i prossimi mesi.
Sì, noi partiamo, diciamo, dalla base, purtroppo non abbiamo una base certa per quest'estate perché, come tutti ben sapete, lo spazio esterno al lato, della Chiesa della Trinità, è uno spazio in forse perché, sono partiti i lavori di ristrutturazione appunto della chiesa. La ditta che sta effettuando i lavori è stata veramente molto gentile, molto disponibile perché capisce, diciamo, il periodo. Quindi se riusciremo a coordinare i lavori di ristrutturazione della chiesa con le nostre esigenze, sicuramente, diciamo, ripartiremo con il deoro esterno. Ci sono tanti amici artisti lucani, noi, come ben sapete, abbiamo promosso sempre tantissime iniziative che riguardavano le arti visive. Questi stessi artisti già ci hanno contattato e sperano appunto di avere uno spazio per continuare a condividere, diciamo, i loro lavori. Noi abbiamo l'entusiasmo di voler riprogrammare appunto degli eventi culturali, però questo, ripeto, è sempre cioè un punto interrogativo che sarà da capire, uno con il tempo, due con il coordinamento appunto dei lavori con la Trinità. Grazie, allora naturalmente anche da parte nostra, nei vostri confronti, così come di tutte le altre attività lavorative attualmente sospese o limitate, la speranza è quella di poterne uscire naturalmente quanto prima dalla pandemia e di poter riaprire, di poter uscire, di poter incontrarsi di persona, perché naturalmente le distanze non sono mai così una cosa positiva, naturalmente in tempo di pandemia. La situazione è peggiorata. Ripetiamo, la speranza è quella appunto di uscirne, di poter tornare a lavorare, a vedervi lavorare voi e tutte le attività, soprattutto nel centro storico di Potenza. Grazie allora ai nostri ospiti, da Potenza è tutto, la linea può tornare allo studio. E allora, grazie Donato Carbonella, grazie anche ai tuoi ospiti che hanno raccontato la loro esperienza lavorativa nel capoluogo. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e torniamo subito dopo. Cosilin Auto, concessionaria Alfa Romeo e Jeep, oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico a Sala Consilina e Potenza. Assistenza altamente qualificata e pezzi di ricambio originali. Cosilin Auto, unico centro quadrifoglio verde e 4C in Basilicata. Da Cosilin Auto, ampia disponibilità di vetture aziendali con chilometri certificati garantite da Mirafiori Outlet, Click Car e Select for You. Non andare oltre, la tua auto ti aspetta qui. Stai invecchiando sui libri. Chiama CEPU, tutor più metodo, uguale esame superato. 800 33 11 88. L'esame è un mattone? Chiama CEPU, tutor più metodo, uguale esame superato. 800 33 11 88. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta essere scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Scuola Test. Preparazione test d'ammissione a medicina e professioni sanitarie. Corsi personalizzati. Info all'800 47 00 73. Eccoci rientrati in diretta con Prima Notizia all'approfondimento. Andiamo subito sul nostro sito internet www.lanuova.net perché sono ancora troppi i fragili esclusi dalla piattaforma. La regione corre ai ripari con la preadesione da lunedì prossimo. Al via le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni agli over 50, i nati fino al 1971. Lo ha disposto la struttura del commissario Figliuolo in virtù dell'imminente ordinanza del ministro della Salute che dovrebbe abbassare ai cinquantenni la fascia d'età nella quale si può somministrare in sicurezza il vaccino AstraZeneca. Ma intanto continuano, come detto, i disagi per le prenotazioni, alcuni fragili esclusi dalla piattaforma. Ebbene, è stato annunciato appunto dalla Regione Basilicata il numero verde di Poste 800 00 9966.
che naturalmente raccoglierà tutte le segnalazioni, le indicazioni da parte dei cittadini. È un processo anche di preadesione dei fuorilista, ossia i cittadini che riscontrano un errore dopo aver inserito il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale, seppur appartenenti alle categorie abilitate alla vaccinazione. Per questo è stato attivato, come detto, questo numero verde al quale ci si potrà rivolgere per avere tutte le delucidazioni del caso. Ma adesso voltiamo pagina, comunque restiamo in tema, perché a Maratea, nella RSA R3, è stata attivata l'iniziativa denominata La Stanza degli Abbracci, sulla scorta di quanto già avviene in altre strutture del paese. Noi siamo collegati proprio con la RSA, con due operatrici, l'assistente sociale Daniela Reale, l'educatrice Ermelinda Gagliardi, e c'è anche una utente, la signora Aurora. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie di essere con noi. E allora mi rivolgo subito alla Daniela Reale, assistente sociale, come detto, per presentarci proprio questa iniziativa che è partita nei giorni scorsi. Stanza degli Abbracci, l'occasione proprio per far incontrare i familiari con i vostri utenti, le persone che stanno nella RSA di Maratea. Come funziona questa iniziativa? Allora, dalla settimana scorsa abbiamo inaugurato la Stanza degli Abbracci, che è nata proprio dalla collaborazione tra l'azienda sanitaria e la cooperativa Auxilium, che ha permesso quindi agli operatori, agli ospiti di riabbracciarsi, di riabbracciare le proprie famiglie. Questa iniziativa ci inorgoglisce molto, perché è proprio la dimostrazione che il rapporto tra pubblico e privato può creare cose bellissime per le persone, in particolare per i più fragili. Quindi questa cosa ci rende molto orgogliosi del nostro lavoro e siamo felici di vedere i nostri ospiti più sereni, ovviamente. Ecco, noi stiamo mandando in onda proprio le immagini che riguardano la struttura, come funziona quindi questo protocollo che è stato messo in campo, un protocollo di igiene e di sicurezza. Abbiamo visto i parenti delle persone che si trovano all'interno della struttura osservare tutta una serie di attività prima di incontrare i loro cari. Come funziona? Sì, allora i parenti possono accedervi a turno. Naturalmente l'incontro dovrà essere, diciamo, prenotato, tra virgolette, e i parenti possono abbracciare i nostri ospiti attraverso tutti i dispositivi di sicurezza. E diciamo che lo scopo della Stanza degli Abbracci è proprio quello di colmare il bisogno di affetto e di carezze rimasto sacrificato per troppo tempo. Ecco, chiedo proprio a voi, quante persone si trovano all'interno della struttura di Maratea? In questo momento 15. 15 persone, e tra queste c'è appunto la signora Aurora, che nei giorni scorsi ha avuto proprio l'opportunità di incontrare un suo familiare. Signora, ci vuole raccontare questa esperienza? Allora, i miei familiari e mio fratello l'ho incontrato mercoledì. È stato molto bello l'abbraccio, ci siamo visti, abbiamo parlato. Ecco, lei si trova all'interno di questa struttura da quanto tempo? Da 8 anni e 3 mesi. Ecco, nell'ultimo anno e mezzo aveva evidentemente, non aveva potuto incontrare le persone care della sua famiglia. È stato difficile? No. È stato difficile? Quanto è stato difficile? No, un po', non da tanto. Però li ho visti, sentivo la telefonata e poi con video. Con le videochiamate? Con videochiamate, le ho viste 2 o 3 volte. Ecco, appunto, in questo anno e mezzo di emergenza Covid, le strutture sanitarie per anziani sono state evidentemente colpite oltremodo, c'è stato tutto un protocollo rigido da rispettare, ma appunto ci sono state delle soluzioni alternative proprio per mantenere il contatto con l'esterno. Uno di questi era appunto la videochiamata.
Sì, la videochiamata, chiamate, quindi abbiamo abbattuto le distanze attraverso questi dispositivi dati in dotazione alla nostra struttura, ma inoltre diciamo che sono cambiate, abbiamo modificato le attività interne, il team animativo educativo con creatività e impegno ha modificato queste attività, infatti, che cosa hai fatto ieri? Ieri ho fatto il giardinaggio, ho piantato i fiori, facciamo tanti lavori, abbiamo fatto noi il parte pizzo, facciamo i laboratori della cucina, abbiamo recitato la storia di Pinocchio a Carnevale, abbiamo fatto la festa di Natale, di Pasqua, abbiamo fatto i lavoretti per i Diciamo che familiari. non ci siamo annoiati. Sì, cerchiamo di tenerli impegnati e quindi di trasmettere loro tranquillità, serenità, per quel che possiamo, ecco. Diciamo che questo momento ha rafforzato ancora di più il legame che abbiamo con i nostri ospiti, perché anche noi, per via del virus, abbiamo avuto una vita più sacrificata in termini di rapporti umani e quindi, passiamo molto tempo con loro. Io personalmente ho trascorso anche le festività di Pasqua e di Natale con loro. Sì, infatti non abbiamo fatto mancare le feste, abbiamo organizzato varie feste anche senza la presenza dei familiari, però tenendoli in contatto tramite chiamate e videochiamate. Abbiamo organizzato anche dei video che sono stati mandati con degli auguri sia per quanto riguarda Natale sia per quanto riguarda Pasqua, che sono stati mandati dall'assistente sociale ai familiari proprio il giorno di Pasqua e di Natale. Per sentirci più vicini. Ecco, diciamo che questa esperienza purtroppo negativa del Covid è stata un po' una prova di maturità anche per voi, perché è cambiato proprio il modo di approcciare questa professione così importante, così determinante anche dal punto di vista sociale. Un'esperienza sicuramente che ha fatto maturare in voi anche una maggiore consapevolezza. Certo, noi comunque utilizziamo tutti i dispositivi di protezione, cerchiamo di limitare, anche se siamo tutti vaccinati, perché abbiamo avuto la fortuna di essere tra le prime, diciamo, strutture, che hanno permesso comunque di vaccinarsi, quindi siamo vaccinati sia noi operatori sia gli ospiti, però nonostante ciò cerchiamo di limitare, i contatti esterni. E diciamo che è cambiata la vita un po' di tutti, sia di noi operatori, sia nostra e sia quella dei nostri ospiti. Però per quanto riguarda noi non è cambiata la passione che mettiamo nel nostro lavoro. La nostra missione è proprio quella di occuparci delle persone più fragili e cerchiamo di farlo al meglio delle nostre possibilità. Ecco. Ecco, all'improvviso le strutture per anziani sono diventate, per via dell'emergenza, impenetrabili. Praticamente dalla sera alla mattina c'è stata praticamente questa zona rossa che ha riguardato proprio queste strutture così importanti, dove proprio il rapporto, il contatto col mondo esterno assume anche una valenza fondamentale. È stato difficile, ci sono stati dei momenti più tristi di altri, evidentemente. Sì, ci sono stati, ma grazie alla passione che abbiamo per il nostro lavoro abbiamo fatto tutto il possibile affinché fossero meno possibile. Quindi siamo rimasti con loro durante le festività, come abbiamo detto prima. Si è sentita sola in questo periodo? No, Chiediamo no, alla direttrice generale. non mi sono sentita sola, non ci hanno mai lasciato. Anche la domenica sono venute. Sì, diciamo che gli operatori in turno, attraverso anche attività quando, perché il servizio di animazione comunque è attivo dal lunedì al sabato, però anche la domenica gli altri operatori intrattengono comunque gli ospiti con varie attività, con musiche, canti, eccetera, eccetera. Senta, un aspetto molto importante in queste realtà è proprio quello della comunicazione. Come è stato comunicato, diciamo, l'andamento dell'epidemia, la difficoltà quindi di non poter più incontrare i familiari? Qual è stato il contatto che avete avuto con i pazienti? Diciamo che abbiamo dovuto reinventarci e cercare il modo di far capire a loro la situazione senza aggravare Ancora di troppo più la ancora di più la situazione. situazione. Sicuramente non è stato facile, ma noi siamo sicuri di esserci riusciti perché la cosa più importante è vederli sereni e noi sembra che stiano bene, insomma. Ecco, naturalmente questa esperienza della stanza degli abbracci riguarda tutti i vostri ospiti. Fino ad ora hanno già avuto modo tutti di incontrare i familiari attraverso questa nuova esperienza?
Non tutti, perché come diceva la mia collega, è stata inaugurata la settimana scorsa e quindi piano piano a turnazione tutti i parenti stanno, diciamo, incontrando, anche se con una protezione, perché comunque la stanza degli abbracci, noi ci troviamo proprio nella stanza degli abbracci, è costituita da una parete trasparente con dei manicotti, diciamo, morbidi per permettere l'abbraccio in piena sicurezza tra il familiare e tra i familiari, diciamo così. Ecco, qual è la reazione che avete registrato proprio da parte dei familiari rispetto a questa iniziativa? No, sono molto contenti. Tu che rapporti con le Sono molto famiglie? contenti, anche se diciamo che la stanza degli abbracci è solo una delle tantissime attività che abbiamo fatto per sentirci più vicini. Prima della stanza degli abbracci abbiamo utilizzato il terrazzo, noi abbiamo la fortuna di avere il terrazzo che affaccia sul mare, quindi prima della stanza abbiamo utilizzato il terrazzo, abbiamo utilizzato le chiamate, le videochiamate, Sì, abbiamo si sono riscoperto sempre anche... avuti comunque rapporti. Abbiamo utilizzato anche le lettere, i bigliettini. Nei giorni di festa, nei giorni particolari, nei compleanni, diciamo che la stanza delle braccia è una È un di bellissima più. iniziativa, ma è solo un altro canale in più. Senta, in questi mesi così difficili, quali sono state le principali richieste, ovviamente via telefono, che vi giungevano proprio dai familiari? Anche solo sentire la voce, anche una foto, ha migliorato la giornata sia degli ospiti che delle famiglie. Io mi sono resa disponibile a qualsiasi ora della giornata, tutti i giorni, per alleviare, diciamo, le preoccupazioni di tutti. Sono stati momenti, sono ancora momenti di forte preoccupazione, ovviamente. Ecco, quanto vi preoccupavano e vi suggestionavano invece le immagini che guardavate relative ad altre realtà del paese, penso alle RSA del Nord Italia? Diciamo che la cosa ci ha un po' preoccupato, però abbiamo utilizzato sempre tutti i dispositivi, la direzione comunque sanitaria, l'azienda sanitaria non ci ha mai lasciato soli e neppure ovviamente la cooperativa, quindi non ci siamo mai sentiti abbandonati. Abbandonati. Ecco, voi parlavate delle vaccinazioni che hanno riguardato voi come personale, ma le vaccinazioni hanno riguardato anche gli ospiti. Come si sono svolte? Siamo stati vaccinati per primi, sia noi che loro. Siamo stati, penso, i primi in Basilicata ad essere stati vaccinati. Ovviamente questa cosa ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo, ma comunque non abbiamo abbassato la La guardia. guardia. Sicuramente è stata una cosa positivissima perché ci fa vivere più tranquilli. Ecco, come immaginate i prossimi mesi rispetto alle vostre attività quotidiane? Noi continuiamo come stiamo già facendo, aspettiamo direttive perché diciamo che Si sta parlando di un'apertura, ma non abbiamo avuto ancora direttive. Ovviamente ci faremo trovare prontissime siamo pronti a a tutto. Nel tutto. frattempo continuiamo così perché pensiamo di fare, diciamo, un Di bel fare lavoro, bene? sì. Che dici tu? Facciamo un bel lavoro? Sì, facciamo un bel lavoro. Ecco, molto importante è appunto vedere anche per i parenti la serenità delle persone loro care che si trovano appunto in queste strutture. Avete avuto insomma in questi mesi anche parole di conforto che vi sono arrivate proprio dai familiari, Sì, immagino. per noi questa è la gratificazione più grande perché qui ci sono persone che da 7-8 anni e quindi quando un familiare si fida così tanto di noi, per noi non c'è Cosa più dimostrazione bella. più bella. Aurora è qui da 7 anni e ciò vuol dire che sta bene. Ecco, per concludere abbiamo detto l'importanza del gesto empatico, del contatto che avviene attraverso queste stanze degli abbracci nella massima sicurezza, ma chiedo a voi che siete di questo mestiere, in questa professione così importante, quanto è difficile conciliare questa professione con le esigenze personali, familiari? È difficile perché in questo anno anche noi abbiamo avuto una vita molto sacrificata in termini di rapporti umani. Abbiamo dovuto limitare tutto, diciamo, soprattutto per tutelare loro. Io, difatti, ho passato gran parte del mio tempo qui con loro anche nei giorni di festa. Questa cosa però sicuramente mi ha fatto appassionare ancora di più al mio lavoro perché ho capito quanto valore abbia e ne ha veramente tanto. Avete già un calendario fitto, immagino, di prenotazioni per i prossimi giorni? Sì, siamo impegnatissimi.
E allora, grazie di aver raccontato alla Nuova TV questa esperienza che riguarda nello specifico la casa RSA R3 di Maratea, che appunto ha aderito all'iniziativa della Stanza degli Abbracci. Grazie ancora a Daniela Reale, assistente sociale, grazie ad Ermelinda Gagliardi, che ha il ruolo di educatrice professionale, e grazie anche alla signora Aurora, che ci ha raccontato la sua esperienza e il suo giudizio positivo. Buona giornata. Grazie di essere stati i nostri ospiti e buona giornata anche a voi. E allora noi torniamo adesso invece al nostro sito internet, perché ci sono ancora altre notizie di giornata. Una di queste riguarda la cronaca giudiziaria con la violenza purtroppo nei confronti di una ventenne. Ci sono state condanne pesanti per tre giovani, la vicenda riguarda Palazzo San Gervasio, con tre uomini di origine rumena di età compresa tra 30 e 33 anni che sono stati condannati a 8 anni e 9 mesi di reclusione per la violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di Palazzo San Gervasio che all'epoca dei fatti aveva appena 20 anni. Il verdetto è stato emesso nella giornata di ieri dalla Corte d'Appello di Potenza, che ha confermato l'impianto accusatorio nei confronti degli imputati, ai quali è stato riconosciuto un piccolissimo sconto di pena, 3 mesi rispetto ai 9 anni inflitti in primo grado nell'aprile del 2018. Uno dei tre capi di imputazione, quello relativo alle lesioni, invece è caduto in prescrizione. Ricordiamo che i fatti oggetto di questo processo risalgono all'ottobre del 2010. E poi ancora una notizia che riguarda invece l'osservatorio di Castelgrande, con i detriti di un razzo cinese in caduta verso la terra. Ebbene, l'osservatorio di Castelgrande sta monitorando costantemente la situazione. In Basilicata esistono 2 osservatori astronomici, uno si trova nel comune di Anzi e l'altro appunto a Castelgrande. Entrambi i paesi fanno parte del GAL Percorsi e in queste ore appunto a Castelgrande si stanno monitorando i detriti di questo razzo cinese caduto in caduta verso la terra. Parlano naturalmente anche di possibilità remota che appunto dei pezzi possano raggiungere il nostro pianeta. E ancora la UIL e la FENEAL con la denuncia che arriva rispetto al super bonus del 110%. In Basilicata ci sono ancora troppi ritardi per l'attuazione di questo intervento che incentiva appunto opere di efficientamento energetico e sismico del patrimonio edilizio esistente. Come detto, il sindacato parla ancora di ritardi che incidono sui cittadini per la realizzazione dei programmi di lavoro e sul comparto che viene fortemente penalizzato dalla pandemia con il ricorso alla cassa integrazione per migliaia di operai edili. Questa è la presa di posizione appunto delle segreterie regionali della UIL e della FENEAL UIL, che fanno seguito diciamo ai provvedimenti che sono stati varati dal governo Draghi per il rilancio anche dell'economia gravemente colpita dalla crisi pandemica. E allora noi siamo arrivati invece alla conclusione di questa puntata di Prima Notizia, la nostra settimana termina qui, vi ricordo domani la selezione delle interviste della settimana, l'appuntamento sempre alle 10.30, non perdete invece tutti i nostri appuntamenti quotidiani con l'informazione, subito dopo di noi il TG Flash, alle 13 l'appuntamento con Caffè di Traverso e poi alle 13.50 la prima edizione del nostro telegiornale. Per quanto riguarda Prima Notizia invece l'appuntamento in diretta è per lunedì, come sempre appuntamento quotidiano alle 10.30, grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di ascolto sulla Nuova TV.